Ciao a tutti e benvenuti sul portale di extremehardware.com. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il modello F12C prodotto da Stratecom. Prima di cominciare, vogliamo precisare che quella che state vedendo non è una video recensione completa, verranno semplicemente analizzate brevemente le caratteristiche principali. Vi invitiamo quindi a leggere la recensione scritta sul nostro portale, dove troverete moltissimi dettagli tecnici, misurazioni e fotografie. Bene, questa era una piccola presentazione di quello che vedremo fra poco. In sostanza, questo cabinet permette l'integrazione di schede madri avente tutti gli standard ATX all'interno. Infatti, noi abbiamo utilizzato una Rampage 4 Extreme Asus con standard EATX, Extend ATX, e viene classificato come un high-end home entertaining system che, tra parentesi, come possiamo notare, presenta anche uno standard FLIR SE, ovvero Stratecom Edition, cioè è possibile utilizzare ad esempio telecomandi per il controllo del nostro media center. E è un PCB che costa circa 33 dollari e questo cabinet presenta anche lo standard IRRC, ma non è incluso all'interno della confezione. Comunque sia, per quanto concerne le dimensioni esterne, troviamo 440 mm per 320 mm per 175 mm di altezza, ma con i piedi arriviamo circa a 184. Permette quindi l'integrazione di schede madri avente tutti gli standard ATX e, come vedete, le finiture sono molto particolari perché ricordo che questa è semplicemente una piccola preview, quindi troverete le fotografie sul sito, ma tutti i plate sono di 4 mm e di premium grade extruded aluminum panels, cioè in sostanza di una delle migliori tipologie di plate di alluminio che potete trovare in commercio. E presenta caratteristiche molto interessanti, tra cui delle rail interne che permettono di amplificare la compatibilità, ad esempio, con sistemi di dissipazione a liquido, alimentatori senza limiti di lunghezza, una configurazione interna che permette di montare un numero molto elevato di hard disk oppure di sistemi, appunto, di radiatori. E, come vedete, una configurazione a doppia scheda video persino all'interno di questa soluzione. Osserviamo un attimo alcune delle caratteristiche principali, tra cui appunto questo sistema di ventilazione. Come potete notare, i filtri sono facilmente removibili. È presente una struttura che viene tenuta ferma da quattro magneti angolari e un filtro antipolvere che può essere quindi facilmente rimosso e lavato. E, oltre a questo, quindi, come potete notare, ci si mette davvero pochissimo per cercare di pulire il cabinet dalla polvere e via dicendo. Però questo permette anche un accesso molto rapido alle componenti e qualora dovesse essere fatta, ad esempio, pulizia oppure installati dei connettori ausiliari. Nel vano PSU alimentatore, invece, possiamo osservare un dettaglio per quanto concerne la compatibilità con formati dimensionali peculiari. L'alimentatore finisce qui, ci sono circa 5 dita di spazio da un hard disk da 3,5 pollici, ma al di là di questo osserviamo la parte posteriore, quindi troviamo PSU, ovviamente uscite per la scheda madre, scheda grafica e due piccole rotelle che permettono l'apertura della plate superiore. Ora puntualmente faccio fatica a rialzarlo, ecco qui ce l'abbiamo fatta questa volta. Ma ricordo ovviamente che anche i filtri superiori possono essere rimossi facilmente, quindi tutto a beneficio appunto dell'utilizzo e della poliedricità di questa soluzione. Adesso osserveremo da vicino cosa permette l'F12C di Stratecom. Ecco, rimuoviamo il plate superiore. Adesso potete notare che è un'unità particolarmente interessante perché un cabinet HTPC di questo genere di certo non può montare un radiatore da 240 mm per la CPU con due ventole, di certo non può montare una configurazione a doppia scheda grafica con feritoie di ventilazione laterali,
e superiori. E di certo non può montare schede grafiche, ad esempio una R9 390, 290, 290X, quindi le schede grafiche più lunghe in commercio, in Sly, e di certo non può montare un alimentatore da 1500 watt senza limiti dimensionali, come non potrebbe montare 24 hard disk da 2,5 pollici o 13 hard disk da 3,5 pollici. Certo, ovviamente ciò comporta che sia necessario gestire in maniera molto fine le dimensioni interne. Ad esempio, qui è stata utilizzata quindi una scheda madre con formato EATX Rampage 4 Extreme, come vedete, con socket 2011. E ciò significa che per avere a disposizione due schede grafiche è stato necessario quindi spingere al massimo le potenzialità di questo cabinet ed ovviamente ridurre anche la compatibilità con potenziali dischi, perché qui è stato utilizzato un singolo disco da 3,5 pollici. Sarebbe stato possibile installare un 2,5 pollici qui, però si consiglia appunto il montaggio di schede madri con formato micro ATX, quindi circa qui. A livello dimensionale termina qui, e qui sarebbe stato possibile installare appunto degli hard disk e accessori oppure delle ventole. Ad esempio, sarebbe stato possibile utilizzare una unità di questo tipo, cioè un dissipatore. Adesso faccio danni, no? Allora, un dissipatore a liquido per schede grafiche. Sarebbe stato possibile montare il radiatore da 120 mm nella parte. Ecco, un radiatore da 120 mm nella parte laterale, e quindi installare il water block direttamente su questa prima bugia. Insomma, questo è quanto. Sarebbe stata una possibilità, ma diciamo che vi consigliamo due dissipatori reference abbinati ad un radiatore a 240 mm per la CPU. Questo è quanto. Sul nostro sito troverete tutti i dettagli del sistema. Beh, indubbiamente tanto di cappello, perché è possibile fare tantissimo con questo design. Certo, vi annunciamo, l'installazione non sarà facile, soprattutto per quanto concerne i sistemi di fissaggio degli hard disk posteriori, che presentano una staffa che, come vedete, è questa qui, va bloccata con un ingegnoso, per quanto difficile nella gestione, sistema di bloccaggio. Questo è quanto, insomma, fateci sapere e buona lettura. Grazie per l'attenzione.